Ciao ragazzi, buonasera. Allora, nuovo video sulle mie creazioncine in filo. Sì, niente. Creazioncine in filo. Dolline in filo, sirene, fatine. Va bene, ora ve ne mostro. Non sono tantissime, le ho fatte questa settimana. Non sono tantissime, però spero vi piacciono. Allora, lei è bella. Sulla base sta luce fa, va bene. Belle sulla base in resina fatta da me. Bellina lei, amore. Ciao. Poi questa sirena tutta sul rosa, sbrilluccicosa. Che bellina. Mi piace tanto. Sì. Bellina. Questa non sono colori che uso spesso, lo sapete, il blu, poi l'arancione, però un giallo. Ho voluto fare un mix, comunque non ci stanno male tutti insieme così. Dai, è carina. Sì, è carina. Non hanno dei nomi, lei la sirena rosa. Amore, sì, la sirena rosa. E lei la sirena blu. Che fantasia, lo so. Poi c'è un'altra sirena, però questa è da sul grigio sbrilluccicoso. Grigio e rosa. Può mai mancare il rosa? No, non può mancare il rosa. E poi ho usato questo nuovo colore qua della Premo. No, non è della Premo. Ah, sì, è della Premo. O no? Aspetta, che vediamo se riesco a trovarlo. Qui al volo. Sì, è della Premo. Questo colore qua. Aspettate. Grigio. Vedete che c'è già tutti i glitter dentro. È bellissimo, secondo me. Molto, molto bello. E della Premo comunque, si sì, uso questi per tenere il fimo, diciamo, non all'aria. Queste erano le scatolette della Todo Yukle, vedete? Però io quando finisce il colore non le butto, le tengo per metterci dentro gli altri colori. Allora, vi stavo dicendo, quello, il grigio lì della Premo. Poi ho sfumato in fondo con il rosa, qualche glitter che non possono mancare. E bellina anche lei. Poi, lei invece è una Ever After Eye. Sapete che a me piacciono tantissimo le Ever After Eye. Lei è la figlia della fata madrina e si chiama Farah Goodfairy. Farah Goodfairy si chiama, sì. Ed è la figlia della fata madrina. C'è la coroncina in testa con le stelline. E mi piace tantissimo. Alle ali. Ho usato quelle di bronzo. Le ho ricoperte di glitter. Ed è meravigliosa. Sì. Bella. Poi. Ah sì, sempre lei. Lo stesso personaggio. Però in abito da sera. Da ballo, diciamo. Con la coroncina questa volta, perché anche nel disegno aveva la coroncina. Bellina! Tutta sbrilluccicosa, mi piace da morire. Sì! Questa invece è Sailor Venus. Beh, si capisce bene. La base in resina è sempre fatta da me. Oddio, potevo impegnarmi un po' di più con questa Sailor Venus, eh? Non mi è uscita al massimo, però dai, ormai c'è, esiste e ce la teniamo. Ah, questa invece l'ho fatta oggi. No, ma che bellina! Sulla chiave in resina dello stampo mi ha mandato la Petit Déco, mi ha mandato il charme in resina, io gli ho fatto lo stampo e io l'ho riprodotto poi in resina sempre. E gli ho messo su questa bella fatina. Bella, mi piace. Bellina.
Poi cosa ci manca ancora? Ci manca lei. Avevo questa base cameo. Ho detto cosa ci faccio? Ed è nata lei. Beh, capelli rosa, è chiaro. Questi fiori turchesi, colori miei preferiti. E poi abbiamo il cameo di Maria Antonietta. Mamma, che bella, questa mi piace tantissimo. Sarò di parte, ma mi piace veramente tanto. Con questa mega pettinatura che non si può non notare. E mi piace tantissimo. Bella, 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 bella. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Le creazioncine non sono tantissime, però spero che vi siano piaciute comunque, anche se poche ma buone. Ah, ok, sono tutte disponibili al momento. Se qualcuno fosse interessata, mi può contattare tramite Facebook in privato. Vi lascio il link nell'info box. E niente ragazzi, con che cosa vi saluto? Guarda, mi verrebbe da salutarvi con lei, perché mi piace tantissimo, però mi piace di più la sirena. E allora vi saluto con la sirena. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi, mi sono dimenticata di mostrarvi queste due cover che ho fatto questa settimana. Questa è una richiesta, è per un Huawei 8, una roba del genere. Eh? Piotto Live. P8 Lite, mi sta dicendo Marco. Grazie Marco. L'aiuto del pubblico io non l'ho chiesto, però è arrivato. Aspetta. Ok. Com'è? P8 P8 Live. Lite. Mi è stata richiesta tutta sbrilluccicosa sul rosa e sul Tiffany. Guarda che carina, sì, ci piace. Mentre quest'altra l'ho fatta per me, finalmente sono riuscita a farmi una cover decente dedicata alla Starbucks. Questa qui è fatta in fino, questa centrale. Mentre gli altri sono fatti in resina, come potete ben capire, vedere. E mi sono scelta questi charm per fare la mia cover finalmente. È bellissima, almeno adesso me ne farò un'altra sul rosa, perché non esiste che non ne abbiamo una anche sul rosa, così me le cambio a seconda dell'umore, perché come sarà il tuo umore? Sono belle tutte e due, saranno belle, no? Sì, infatti, va bene. Poi allora, siccome sono andata da mia mamma, sono tornata adesso, volevo mostrarvi, ma ce la fai a parlare oggi? Che cosa mi è arrivato da Wish? Queste mini chiavette sbrilluccicose. Non si vede la mazza. Bene. Ok, eccole lì. Mamma, sono proprio piccole, piccole, piccole. Per ornamentare le mie bimbe. Queste. E poi delle coroncine dorate che mi piacciono tantissimo. Guarda che carina. Allora, in realtà le avevo già prese. Guarda quante ne ho. Cioè, vai sempre a doppio, te, Tamara, sempre a doppio vai. Ne bastava un pacchettino, no? 700 pacchettini. Vabbè. Niente, ragazzi, evidentemente quando le ho riordinate, mi sono dimenticata che avevo già ordinate, non arrivavano più la prima volta. E questo è successo, va bene. Abbiamo anche questa coroncina, sempre arrivata scorsa settimana, credo. Guarda che bellina. Queste che sì, è già da un po' che ce le ho, infatti le ho già anche usate. Queste piccolissime da mettere nella resina. Sono fiocchi. Poi cos'è che c'è ancora qua? Fiocchi. Coco Chanel, un fiocco di neve, insomma sono un po' mischiati, insomma sono un po' mischiati, non li ho ancora usati, che sono arrivati giusto sta settimana e non li ho ancora utilizzati. Questi, come potete ben vedere, sono invece cappellini natalizi,
Cioè, vabbè, io non ho parole. Questi li ho ordinati a ottobre, sono arrivati mo. Vabbè, li userò il prossimo Natale, chiaro. Poi, no, qua non c'è niente di particolare. Sì, perle, perline, perlozze. E anche qua niente di... No, questo non è niente di particolare. Non le uso mai quelle. Mentre queste mi sono arrivate anche gli ingranaggi per le steampunk, che praticamente ne ho tanti adesso, però non è uno stile che mi fa impazzire perché è molto scuro per i miei gusti. A me piacciono i colori accesi, lo sapete, colori pastellosi, e lo steampunk lo faccio diventare pastelloso io. Potrei anche farlo diventare pastelloso, chi se ne frega, no? Vabbè, sì, steampunk pastelloso, vediamo. Poi questi forse l'avevate già visti perché da un po' che ce li ho. Sì, sono tutti uguali questi. Almeno mi sembrano tutti uguali. Sì, sono tutti uguali. Qui c'erano gli orologi neri, bianchi, le stelline che vi avevo già mostrato. E anche questi penso di averveli già mostrati perché sono... Non perderti. Perché le avevo già usate anche questi. Niente, poi c'è un fiocco nero avanzato qua. E niente. Basta, ragazzi. Non ho più nulla da mostrarvi. Adesso devo mettere via queste chiavi. Dove le metto queste chiavi? Le metto qua, in mezzo a questi. Tanto sono piccolini. Sono proprio belline, guarda. Sì, che carine. Va bene, ragazzi, finito qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente ogni tanto mi dimentico le cose, ma della mia cover che ne pensate? Non è bellissima? Sì, è bellissima. Anche questa di questa ragazza è bella, dai. Va bene, ragazzi, io vi saluto e vi do una buona giornata. E alla prossima. Ciao!